L'ostacolo del coprifuoco e i tavoli soltanto all'aperto, sempre sperando che non piova, come oggi. Sono diversi i limiti e le regole da rispettare per la riapertura di bar e ristoranti. In tanti hanno deciso di riprovarci, nonostante tutto, nessuna speranza, invece, per chi non ha gli spazi adeguati. D'altra parte, poi, c'è anche chi svolge un'attività stagionale e al posto di recuperare nei mesi estivi, come è avvenuto lo scorso anno dopo il lockdown, ha deciso al momento di non riaprire. Riaprirete il vostro locale? Per quest'estate no, perché non ci sono i numeri per poterlo fare, sia per i coperti che possiamo mettere fuori, che sono un massimo di 14, e poi per gli orari che sono proclamati per luglio, per cui chiudendo alle 10 non c'è. In più il nostro locale è un locale invernale, essendo un locale invernale è stato costruito da settembre a maggio, fino alla stagione, fino alla fine di maggio, perché possiamo ospitare, come vedi, tanto, avendo tanto spazio, la clientela che ha le esigenze invernali. Quindi riaspettate la fine dell'estate? Purtroppo sì, per questione di calcolo matematico, abbiamo calcolato bene quello che si può guadagnare e quant'altro, non ci conviene assolutamente farlo, non ci sono proprio i presupposti. Inoltre, ci racconta Valentino, non è così piacevole bere e mangiare qui all'aperto. Infatti il locale che sorge nell'ex chiesa di Santa Maria della Maddalena, divenuta poi un convento per orfanelle, dà su via Nolfi, che nonostante sia una strada accessibile soltanto da coloro che hanno il permesso per il transito in ZTL, è molto trafficata. Avete subito un danno economico importante in questi mesi? Avendo perso la stagione settembre-ottobre, che avevamo chiuso il punto fino a mezzanotte, ma poi perdendo novembre, dicembre, gennaio e tutto l'inverno, noi abbiamo perso l'80% di quello che noi facciamo, del nostro business plan, del nostro fatturato base. E per cui su questo ha mortificato l'azienda, perché ovviamente poi è stata rifinanziata da noi, e di soldini ne sono arrivati pochi, ma molto molto pochi, e si è fatti con le proprie mani, ci siamo stati abbandonati. E credo che al fine dei conti la storia un giorno ci darà ragione, con amare soddisfazioni, il fatto che comunque tenere chiusi i locali dove c'era garantita l'igiene non è poi servito a nulla, perché i numeri ancora attualmente sono molto molto negativi. Nel frattempo si è semplicemente massacrata un'economia. Oltre ai 6 dipendenti lasciati a casa, prosegue Valentino, qui le spese fisse non si sono mai fermate, siamo stati abbandonati. Però poi i bollettini da pagare arrivano uguale. Sono un anno che sono chiuso e ho 2.400 euro di tasse di immondizia da pagare. Non abbiamo prodotto nemmeno un sacchetto di carta in un anno. Cioè, già per dire simbolicamente parlando, queste cose qui dovrebbero essere almeno cancellate o soppresse per un momento. Siete comunque ottimisti e fiduciosi per la riapertura? Certo, e non possiamo non esserlo, perché, ripeto, qui si è lavorato 4 anni, si è lavorato anche molto bene. È vero che, ripeto, le cose non sono andate bene per niente quest'anno, e indebitamenti ci sono stati, siamo stati esposti a enormi situazioni negative, però la voglia e la professionalità da parte della mia squadra di lavoro, da parte della mia società, dei soci che ho, è quella di essere pronti a settembre per fare quello che noi sappiamo fare bene. Ci credo perché c'è una sensazione che hai fatto qualcosa di buono, e quello non ce lo ruberà mai nessuno, almeno questo non ce lo possono rubare. Però è anche vero che da qui a settembre dovremo essere pronti sistemati da un punto di vista di posizione economica, perché comunque gli dipendimenti ci sono, i pagamenti arrivano ugualmente da pagare, e speriamo che questi decreti famosi arrivino veramente, che arrivino altri soldini per poterci dare una mano. In televisione ci sono tante promesse e noi andiamo avanti soltanto con i nostri soldi. Vi aspettiamo tutti settembre, sperando che passate una buona estate in altri lidi, in altri posti, e l'orfanella a settembre è pronta per voi, con gli orari magari giusti.